Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di fumetti perché ormai mi sono preso bene a consigliarvi e a farvi scoprire nuove testate. E questa volta ci addentreremo in un genere che in realtà non tratto spessissimo, ma che nella letteratura apprezzo un sacco, ovvero l'horror. Specifico questa cosa perché in realtà i film horror non mi fanno impazzire, però i libri e i fumetti a voglia. E infatti nel primo numero di Samuel Stern, il nuovo horror della Bugs, ho scoperto una storia assai affascinante che mi ha catturato per il suo mondo particolare. Diciamo che personalmente ho un legame abbastanza curioso con Bugs, infatti poi alla fine del video magari vi anticipo un paio di cose che riguardano anche me e i miei progetti nel futuro, ma di quello parliamo dopo. Ma chi è Samuel Stern? Qual è la sua storia, le sue vicende, il suo mondo? Samuel Stern è un uomo semplice e normale, non è dotato di superpoteri o superarmi, ma anzi è molto umano, è vulnerabile. E questa secondo me è una delle cose più affascinanti del personaggio, come andremo a vedere. All'apparenza è un semplice libraio che gestisce per l'appunto una piccola libreria nel cuore di Edimburgo, questo giovane uomo dai capelli e dalla folta barba rossa che però nasconde anche altre capacità che non possiamo che definire peculiari. Capacità e conoscenze che lo aiutano ad affrontare l'altro lato della sua vita, ovvero la caccia ai demoni. E qui è doveroso discutere della particolarità del mondo di Samuel Stern, che poi in realtà è il nostro mondo, ovvero l'ombra. Come ormai ben sappiamo, dato che è un concetto che ci viene ripetuto fin dall'alba dell'umanità, l'essere umano è fatto di ombra e di luce. Ma in Samuel Stern l'ombra non è un'entità malvagia che arriva dall'esterno pronta a distruggere tutto quanto. No, l'ombra è qualcosa di personale che si annida all'interno di ogni uomo e ogni donna. L'ombra è tutto ciò che rimuoviamo dalla nostra coscienza e cacciamo a forza nelle profondità della nostra anima. Quelle cose che ci spaventano, ci terrorizzano, che abbiamo paura di affrontare e che dunque cerchiamo di nascondere con la forza. Sono tutti quei desideri che marciscono fino a diventare ossessioni, gelosie, invidie, diventando così ombra, come un cancro oscuro che pervade l'animo umano e lo corrompe, lo spinge a ricercare un modo per soddisfare quei suoi desideri primordiali. E non sono solo gli uomini ad avere un'ombra, ma anche la realtà stessa, dove esiste questo elemento indefinito, questo fiume nero malvagio, dove si annida l'oscurità, alla cui l'umanità ha dato un nome ben preciso: Satana. YouTube mi demonetizzerà tantissimo questo video, vero? Perché sto parlando di cose un po' proibite. Ma è proprio questo l'aspetto più affascinante di Samuel Stern. I demoni non sono dei nemici astratti che sbucano fuori dal terreno o emergono dalle foreste oscure per cacciare gli uomini. Non parliamo di fantasmi o ancora peggio di zombie che sono diventati dei fenomeni di massa nella nostra cultura e che ormai non ci spaventano più realmente. Voglio dire, ormai abbiamo letteralmente delle guide che spiegano come affrontare un'apocalisse zombie se mai dovesse capitare una simile disgrazia. E quindi ci sono persone che aspettano quasi un'apocalisse zombie, il che non è che puoi dire proprio che ti faccia più paura. I demoni invece nascono dalla coscienza umana, nascono da quell'ombra che si annida all'interno di tutti noi e che, se viene stimolata da cose come abusi, violenze, traumi infantili, rischia di sfociare e manifestarsi nella sua forma ultima, quella demoniaca. E questa è una paura molto più reale di qualsiasi mostro, zombie o fantasma o demone che possiamo vedere in una qualsiasi storia, perché va a ricercare una paura molto più realistica, ovvero la paura di noi stessi. Ed è qui che entra in gioco Samuel Stern, un semplice uomo che però, spezzato dalla vita, gettato nell'abisso, è riuscito a ritornare e a guardare in faccia quei demoni, non solo i propri demoni, ma anche quello degli altri, quello delle persone che cerca di aiutare. La protagonista del primo numero è un perfetto specchio di questo concetto. Una bambina cresciuta in una casa con una situazione familiare particolarmente difficile, con un padre violento ed impulsivo e una madre che lo disprezza. E per quanto lei sia la semplice vittima degli eventi, l'oscurità non si farà scrupoli a trarre forza dalla sua sofferenza per emergere. Dimostrandoci per l'appunto come i demoni non nascano soltanto nelle persone in cui si annida l'ombra e sono mossi dalla sua influenza, ma anche nelle persone che li circondano, che sono costretti a subire le loro azioni e a soffrire per mano loro. Ed è così che, piano piano,
l'ombra riesce a infettare tutti come un cancro malefico e contagioso. Per questo che deve necessariamente essere fermata in fretta, prima che possa dilagare e corrompere tutto il mondo. A questa minaccia dovranno rispondere i due eroi anti-eroi della situazione, ovvero Samuel Stern e il suo amico, padre Duncan. Un prete decisamente poco convenzionale. Ebbene sì, perché in quest'opera la religione, ma soprattutto l'immaginario collettivo religioso per quel che riguarda santi e demoni, gioca un ruolo fondamentale. Pur trattandosi di un'opera fantastica, i due creatori del personaggio, Gianmarco Fumasoli e Massimiliano Filadoro, hanno raccontato di aver passato innumerevoli ore chini sui libri antichi, a studiare le mitologie demoniache di varie religioni e culture attorno al mondo. Senza tralasciare ovviamente i grandi nomi della letteratura dell'orrore, come Lovecraft, Kafka, Cortazar e così via. Questo permette al mondo di Samuel Stern di avere una cultura pressoché identica a quella reale, a quella nostra, dove però i demoni e le creature demoniache sono tutt'altro che dei miti. A questo elemento si sposa alla perfezione la scelta della location, ovvero Edimburgo e la Scozia in generale. Quest'estate ho avuto occasione di vedere entrambe e ricordo che una cosa che mi aveva colpito particolarmente delle strade di Edimburgo era proprio l'aria mistica che si respirava dietro ogni angolo. Il suo essere una città dall'aspetto così antico, con chiese e castelli che torreggiano sulla tua testa in ogni istante, la rende perfetta per uno scenario fantastico e horror. E questo primo numero, oltre ad essere incentrata sul caso della bambina posseduta, inizia a gettare le basi di un vero e proprio universo. Samuel Stern infatti avrà sia una forte narrazione orizzontale che verticale. Per quanto i singoli numeri andranno per lo più ad incentrarsi su dei casi da risolvere, quindi un nuovo lettore può anche recuperare l'ultimo numero appena uscito e comprendere comunque la storia, ovviamente chi avrà seguito le avventure di Samuel fin dall'inizio avrà modo di vedere l'evoluzione del personaggio e aggiungere tanti piccoli tasselli alla storia del suo mondo. Perché il mistero sulla vita di Samuel c'è fin da subito, fin dal primo numero, dove arrivi a domandarti chi sia Samuel e soprattutto perché abbia tutte queste conoscenze sul mondo dei demoni, sulle esperienze demoniache, sulle esperienze e i riti sciamanici e tutto quanto. Quali traumi nasconde? Perché è evidente fin dal primo numero che Samuel sia in fuga dal suo passato, ma per quale ragione? Queste sono risposte che soltanto i numeri successivi ci sapranno svelare. Il primo numero di Samuel Stern sarà disponibile in edicola dal 29 novembre e io vi consiglio caldamente di recuperarlo. Perché già questo primissimo numero ha un finale per nulla scontato, che ci fa capire che Samuel Stern sarà una storia dove i personaggi non faranno sempre la cosa migliore per cercare di salvare tutti e dare un lieto fine, ma faranno la cosa migliore per cercare di sconfiggere il male a qualsiasi costo. E questo perché la realtà di Samuel Stern è nuda e cruda, l'oscurità e i demoni sono dei nemici davvero difficili da affrontare, che non si fanno scrupoli, e dunque la soluzione migliore non è sempre quella più felice, ma quella più necessaria. Il personaggio di Samuel appare subito molto intrigante e affascinante, è un personaggio molto alla mano, passatemi il termine. Che quello che un protagonista dovrebbe essere, un personaggio con cui riesci subito ad entrare in confidenza, in contatto, ad immedesimarti per quanto sia completamente diverso da te. Giusto perché non so quanti di voi nel tempo libero vadano a cacciare i demoni, cioè magari qualcuno lo fa però boh. Anche se per me padre Duncan gli ruba completamente la scena, perché vedere questo prete in realtà molto convenzionale e legato alle tradizioni, che però va in giro con un bibliotecario a cacciare i demoni, fare esorcismi, prendere a scazzottate i energumeni di turno, cioè è veramente qualcosa di incredibile. Padre Duncan, personaggio preferito subito, ma proprio a mani basse. Io ringrazio calorosamente la Bugs per avermi permesso di leggere in anteprima questo numero che in realtà stavo aspettando perché conosco molti del team, del lavoro, molti che ci hanno lavorato dietro, me ne hanno parlato molto in precedenza e mi avevano messo un certo hype, non lo nasconderò. E come vi anticipavo anche in apertura, in realtà mi ha fatto molto piacere cominciare a introdurvi il team di Bugs perché è un team del quale ormai per certi versi faccio parte anch'io. Perché in realtà anche io sto collaborando con la Bugs ad un progetto diverso che non riguarda Samuel Stern, che per ora è ancora però super segretissimo. Ma di questo se ne parlerà poi con calma, un po' tanto più avanti. Per adesso abbiamo dei demoni di cui occuparci e un misterioso bibliotecario dai capelli rossi da scoprire.
Ragazzi, se vi recuperate Samuel Stern, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, che siete curiosi, più che altro perché vorrei chiacchierarne con qualcuno a riguardo, perché ci sono delle cose interessanti che mi hanno stuzzicato. Sapete come sono io, che mi attacco ad ogni singolo microscopico particolare della trama. Ma per ora da me è tutto, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!